Buongiorno effetti online, in parte neutrale la borsa, non ci sono grosse novità nel fine settimana, quindi i mercati questa mattina si accodano a quello che era già stato visto nella seduta di venerdì. Questo è il grafico del FTSE MIB Future, vedete l'ultima candela, questa piccola candela rossa fa riferimento alla seduta odierna. Fino a questo momento ci manteniamo all'interno della candela vista nella seduta di venerdì. Sia venerdì che giovedì sono stati disegnati questi due elementi potenzialmente ribassisti, uno shooting star e un hanging man, del resto uno shooting star era comparso anche il primo di agosto e sono tutte disegnate queste candele a ridosso di un'importante resistenza. Vedete questa linea che fa da baricentro all'azione dei prezzi nelle ultime giornate. Se torniamo un po' indietro nel tempo ci accorgiamo che la linea che parte dai minimi di marzo del 2020 per poi passare da quelli di marzo del 2022. Linea molto importante che era stata violata a giugno e che adesso i prezzi hanno toccato nuovamente con funzione di resistenza. Quella linea è la base del canale che ha contenuto i prezzi nel corso degli ultimi anni. Se Future fallirà il superamento di area 22,8, 22,9, c'è il rischio che questa fase si dimostri un doppio massimo con questi due shooting star che formano due picchi della figura e che da questi livelli si avvii una fase di ripiegamento. Solo se scendessimo sotto il massimo del 20 di luglio, che è intorno ai 21.820-30 punti, ci sarebbe un rischio concreto di vedere una vera e propria ripresa del trend ribassista. Fino a quel momento potremmo considerare un'eventuale fase di storno come un aggiustamento di questo rimbalzo. Evidentemente, se invece le quotazioni dovessero riuscire a mettere a segno una chiusura di seduta al di sopra di area 22,7, avremmo una indicazione di forza importante. In quel caso, ci sarebbe spazio per una salita di 700-800 punti almeno. Non ci sono grosse novità per quello che riguarda gli altri mercati. Questo è il petrolio, vedete nella seduta di oggi sta rimbalzando dopo il forte ribasso settimana scorsa, petrolio WTI, ma siamo ancora anche in questo caso all'interno del range visto nella seduta di venerdì. Notiamo che venerdì i prezzi erano scesi al di sotto del minimo del 14 di luglio, una candela molto importante, perché in questo caso si tratta di una candela Hammer. Quindi un'ottima area di supporto che era stata violata nella giornata di giovedì, poi venerdì i prezzi hanno cercato di riprendere contatto con quell'area. Se dovessimo vedere oggi la chiusura di seduta di sopra di area 88, 88 e 50, potrebbe iniziare un rimbalzo. In caso di abbandono di questa forte area di supporto, c'è invece un'elevata probabilità di vedere il prezzo del greggio scendere almeno fino in area 80 dollari. Non ci sono grosse novità sul fronte dei cambi. Se andiamo a guardare l'euro-dollaro, vedete anche lui questa mattina, questa è l'ultima candela giornaliera, anche lui questa mattina resta molto dimesso. C'è questo range tra 1,015 e 1,025 che contiene i prezzi da molte sedute. È evidente che l'uscita da questa fase laterale comporterà un cambiamento di scenario, però fino a che rimaniamo all'interno di questa fascia non ci sono grosse cose da dire. Per quello che riguarda la relazione tra dollaro e borse, ovviamente se dovessimo salire al di sopra di 1,25 avremmo un segnale di distensione per il mercato azionario, quindi un'indicazione positiva per la crescita delle borse. Il dollaro, tutto sommato, non ha fatto grossi movimenti dopo il dato di venerdì sul mercato del lavoro USA, che invece ha condizionato il mercato azionario. Vedete, questa è la candela di venerdì relativa al Nasdaq 100. Dopo l'uscita del dato sul mercato del lavoro americano c'è stata una discreta flessione. È ovvio che con un mercato del lavoro così forte la Fed si senta autorizzata a mantenere la rotta su una politica monetaria molto aggressiva, quindi di rialzo dei tassi molto aggressiva, e questo disturba sicuramente le borse. Al tempo stesso, con un dato così dirompente, non è che ci sia stata una reazione epocale. Sì, c'è stato un Nasdaq 100 in calo, ma nulla di drammatico. I prezzi sono limitati ad avvicinare i primi supporti che sono in area 13.000, anzi per la precisione
12,9 e 40, quindi fino a che rimaniamo di sopra di quei livelli c'è la possibilità alla fine di vedere messa sotto pressione questa linea di tendenza che parte dal massimo di dicembre. La rottura della linea che passa intorno ai 13,3 e 80,90 sarebbe un importante segnale di forza. Andiamo adesso a guardare un argomento per il quale mi è stata chiesta un'analisi, ovvero sia i tassi di interesse e rendimenti, in particolare sul mercato obbligazionario, con riferimento ovviamente al nostro BTP, ma non solo. Questo perché sul BTP abbiamo visto una discesa significativa dei rendimenti nelle ultime settimane e ovviamente quello che è importante cercare di capire è se da questi livelli di prezzo ci sia la possibilità di una fase di recupero, quindi di crescita dei rendimenti e di nuova discesa dei prezzi, magari in ottica diciamo di investimento potrebbe essere interessante attendere un rimbalzo per tornare compratori, oppure se i prezzi sono destinati a scendere dai livelli attuali ancora. Sinceramente vedo questa fase di ripiegamento come correttiva e non mi aspetterei che ci sia il proseguimento del movimento ribassista. O meglio, potrebbe esserci una ulteriore fase di calo dai prezzi attuali, ma non mi aspetterei che ci sia una discesa particolarmente ampia. Se consideriamo appunto che il movimento è correttivo, vuol dire che c'è spazio per ancora un piccolo ribasso. Ma successivamente ritengo che il ritorno al di sopra di area 3,2-3,3% sia del tutto possibile. Ovviamente il rendimento del BTP è ancorato a quello degli altri mercati principali, Bund, che a sua volta fa riferimento al mercato del Treasury. Questi sono i rendimenti sul Treasury USA. Anche qui c'è stata la comparsa di una figura ribassista a testa spalle. Questo è il testa spalle, però vedete che nel corso della seduta di venerdì, proprio a causa di quello che ci siamo detti sul mercato del lavoro americano e sulle prospettive di andamento dei tassi, c'è stato un rimbalzo deciso delle quotazioni che sono tornate all'interno del testa spalle, sopra la neckline del testa spalle, la figura viene negata. Potrebbe riavviarsi a questo punto una fase di crescita dei rendimenti, quindi la correzione potrebbe anche essere già terminata. Bisognerebbe aspettare il superamento di questa linea che passa poco al di sopra dei massimi di venerdì, quindi diciamo il superamento di area 3,290-2,95% per segnalare la ripresa dell'uptrend. Il fatto che il mercato vada in questa direzione ce lo conferma anche l'andamento dello spread tra il titolo di Stato a 10 anni e quelli a 2 anni, sempre del mercato americano. Vedete qui nella parte bassa del grafico abbiamo il future sul T-note a 10 anni, la sua quotazione, nella parte alta abbiamo l'andamento dello spread tra il 10 anni, tra il prezzo del 10 anni e il prezzo del 2 anni, anzi in questo caso lo spread è fatto sui rendimenti, non sui prezzi. Quindi con una situazione così fortemente negativa, come sapete, è molto probabile che il mercato, che l'economia entri in recessione nel corso dei prossimi mesi. Tutte le volte che questo spread è sceso in negativo negli ultimi anni, abbiamo qui, diciamo, durante la recessione per il Covid, prima nel caso della recessione legata al crollo dei mercati finanziari del 2008, prima di quegli eventi c'è sempre stata una fase di spread negativo. Quindi, visto che questa volta la discesa al di sotto dello zero è molto più accentuata che in passato, viene quasi inevitabilmente da pensare che all'orizzonte ci sia una recessione per l'economia USA, che ovviamente non potrà non condizionare anche gli altri mercati principali. Diamo un'occhiata infine anche all'andamento del
rendimento sul Bund, che come abbiamo detto condiziona ovviamente anche il mercato italiano, il mercato domestico. Se dovessimo vedere il rendimento sul Bund che ritorna al di sopra di area 1,14-1,15%, verrebbe messa, diciamo, archiviata la fase di recupero del rendimento e si potrebbe immaginare una nuova fase di rialzo che potrebbe avere come obiettivo anche i massimi di giugno. Quindi attenzione, perché per adesso, ripeto, secondo me la fase di discesa che abbiamo visto nelle ultime settimane è da considerare solo correttiva. Del resto, se andiamo a guardare il movimento in prospettiva di quello che era accaduto prima, ci accorgiamo che è stata ampia la discesa sicuramente, ma si è limitata a ritracciare il 61,8% del movimento precedente, condizione che sapete essere tipica delle fasi correttive, quindi di quelle fasi che diciamo, si spostano in modo contrario rispetto alla tendenza principale, ma non la invertono. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.